Una canzone amica, spettacolo musicale e comico giunto ormai alla sua quinta edizione. Ancora una volta i ragazzi di Una canzone amica gridano no alla violenza sui minori. Massimo Mattia, ideatore di questa scuola, presenta cantanti e attori dello spettacolo Una canzone amica in Piazza Duomo a Monterotondo, in occasione dei festeggiamenti dei santi patroni Filippo e Giacomo. Testimonial della serata Stefano Natale, la voce che ha dato il successo a Carlo Verdone. Sempre presenti nelle manifestazioni del territorio, le telecamere dell'Istituto Santa Maria, Liceo Linguistico, Arti dello Spettacolo e Regia, coordinati dall'insegnante Alessandro Di Filippo. Gli alunni del triennio, Edoardo Cincotti e Lorenzo Piazza, hanno realizzato un DVD omaggio per tutti i partecipanti. Audio e luci affidati alla ditta GBC di Monterotondo di Augusto Terenzi, che con i suoi collaboratori hanno portato a termine la serata sfidando anche la pioggia. Sul palco si sono alternati ragazze e ragazzi di età comprese dagli 8 ai 18 anni, con performance da veri professionisti. Hanno cantato canzoni di Arisa, Donna Summer, Rihanna, Emma, Noemi. A dare ancora più colore alla serata hanno pensato i ragazzi di Baila Pop, la scuola di danza di Monterotondo di Alessandra Carosi, che con la loro partecipazione amichevole si sono esibiti in 3 discipline diverse di danza: salsa, zumba, hip hop. Una canzone amica ha dato spazio anche alla recitazione, con la direzione dell'insegnante Marco Colibazzi, che ha proposto diversi pezzi teatrali. Purtroppo, a causa della pioggia, non è stato possibile vederli tutti. Lo spettacolo si è chiuso con il saluto di tutti gli artisti e ospiti sul palco, con l'augurio che non sia passato solo un messaggio, ma una vera e propria sensibilizzazione sul grave tema della violenza sui minori. E per questo, insieme al pubblico, tutti gli artisti hanno gridato basta alla violenza sui minori.